Stiamo parlando con il signor Fabrizio Ravanelli. Ciao. Ciao. Benvenuto a Belgrado. Grazie. Famosa penna bianca del calcio italiano. Le piace questo soprannome, penna bianca? Sì, sì, mi piace. Mi ha anche portato fortuna nella mia carriera, quindi va benissimo questo soprannome. È riuscito a conoscere Belgrado? Che impressione le ha fatto la nostra città? Mi ha fatto una bellissima impressione. Ci sono una città di 3 milioni di abitanti, sta crescendo molto, stanno costruendo dei grattacieli, ho visto, investitori di Dubai, ditte di Dubai, quindi credo che è una città che è in piena evoluzione, piena crescita e niente. Credo che va fatto i complimenti a chi gestisce questa città, al sindaco della città, a tutti quanti, quindi Belgrado sta diventando di nuovo una città fantastica. Ci sono delle similitudini fra serbi e italiani? Molte, molte, anche perché io ho avuto la possibilità, come dicevo prima, di giocare con tanti serbi, di conoscerli e credo che hai le stesse abitudini, la stessa cultura e quindi è un paese molto vicino a quello italiano. Il carattere non ci manca, no, sicuro. Il carattere dei serbi, vogliono sempre vincere come gli italiani, quindi è un carattere fantastico. Se le dico Roma 22 maggio 96, cosa le viene in mente? Mi viene in mente la vittoria della Champions League con un mio gol, e quindi è un ricordo fantastico della Champions e spero che un giorno la Juventus possa tornare prima possibile a vincere di nuovo questa Champions, questa coppa che è una coppa maledetta, perché anche quest'anno a Cardiff la Juve ha perso, però speriamo che il prossimo anno a Kiev la Juventus possa essere di nuovo in finale e vincere la Champions. In quei momenti ci si rende conto che si sta scrivendo la storia? Ma penso proprio di sì, quando si arriva a giocare una finale così importante dove tutto il mondo ti guarda, credo che nella tua testa scatti quella voglia, quella determinazione di vendere cara tutta la tua pelle, no? Di mettere il cuore oltre l'ostacolo e quindi cercare di vincere la partita a tutti i costi, di far sì che questa partita possa essere, brutto dirlo, ma come una guerra. Quindi devi sconfiggere l'avversario e spesse volte magari non ci si riesce come ha fatto la Juve quest'anno. Mi dica sinceramente, Jugovic sta avvicinando sul dischetto, lei stava tremando in quel momento? No, Jugovic no, quando Jugovic è andato dal dischetto ero sicuro, perché Jugo difficilmente sbagliava, era veramente forte. Che tipo di ragazzo era Jugovic fuori campo? Ma è molto tranquillo, una persona che, come si dice, molto molto umile, però veramente tranquilla. Non era uno di quelli che, come magari Stankovic o Mihajlovic, che fanno ridere in continuazione. Lui era molto tranquillo, seduto, tranquillo, quindi comunque un ragazzo incredibile. Proprio Mihajlovic e Stankovic, insieme vinceste la doppietta con la Lazio 2000. Come erano da compagni di squadra e come da amici fuori campo? Ma sono stati due campioni, sia Stankovic che Mihajlovic. Due grandissimi campioni, ma anche due grandi uomini. Sono due persone straordinarie. Credo che Mihajlovic e Stankovic abbiano comunque una loro educazione non solo sportiva ma anche umana, e quindi va apprezzato e credo che questi due giocatori siano un esempio e devono essere un esempio per tutti i ragazzi che si avvicinano al calcio, soprattutto al calcio serbo. Mihajlovic meglio da allenatore o da calciatore? Ma credo che anche da allenatore è molto bravo. Come giocatore credo che sia stato un fuoriclasse. Dove è più matto Mihajlovic? Sulla panchina o sul campo? No, sulla panchina. Un aneddoto più buffone con Mihajlovic? Ma è l'aneddoto, quello che ho visto 2 anni fa quando allenava la Sampdoria, che un suo giocatore aveva sbagliato all'ultimo secondo un passaggio, l'ultimo minuto un passaggio con il Genoa, il derby molto sentito, e quel passaggio aveva rischiato di fargli pareggiare il derby. Mi ricordo che prima di rientrare dentro spogliatoio voleva minare il giocatore, voleva picchiare il giocatore, però credo che lo faceva per l'attenzione della partita, perché Sinisa è un ragazzo veramente molto buono, con un grande cuore.
Quanto a nostri di oggi, spunta il nome di Sergej Milinković-Savić. È esploso con Simone Inzaghi, è un ottimo tuttocampista, però non ha giocato ancora nessuna partita per la nazionale serba. È strano. È veramente strano, veramente strano che un giocatore delle sue qualità, io ho avuto l'opportunità di vederlo spesse volte dal vivo e non per ultimo anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus, devo dire che è un giocatore completo che sa fare la fase offensiva come la fase difensiva, un giocatore totale, è fantastico, unisce la sua qualità alla quantità, un giocatore che si sa creare la superiorità numerica, forte di testa, difende a corsa, a dribbling, a potenza, a velocità, è un giocatore fantastico, io spero per lui che se possa continuare a giocare a questi livelli un giorno possa indossare la maglia della Juventus, perché io sono juventino, però credo che è un giocatore straordinario, tutti gli allenatori vorrebbero allenarlo, io in primis. Fabrizio, Mandžukić è appena secondo juventino ad aver segnato su azioni in una finale di Champions. Il primo era Ravanelli. Cosa si succede con Juventus? Perché Juve soffre quando si conta? Non lo so, quando arriva in finale c'è una sofferenza, non so se dipende dalla testa o da qualcos'altro, è difficile dirlo, però credo che la Juventus comunque, al di là della vittoria della Champions, ha dato dimostrazione di essere una grande squadra. Negli ultimi 3 anni ha fatto 2 finali e credo che anche il prossimo anno sia una delle squadre candidate a entrare nelle prime 4 in Europa. Siamo alla fine, cosa la diverte oggi, oltre a opinionismo sulle TV? Mi piace vedere il calcio, le belle partite, mi diverte non solo il calcio, anche altri sport come può essere l'NBA, il basket e altre cose. Però credo che nella vita di oggi, oltre al calcio, credo che io ho una famiglia, ho 3 figli e la cosa principale è quella di poter crescere i miei figli nel miglior modo possibile. Mattia, Luca e Carlo, nessuno di loro fa il centravanti. Cosa sta succedendo con la famiglia Ravanelli? Non lo so, non riesco a capire perché mi sono nati 3 figli, tutti e 3 che non fanno l'attaccante, questo non lo so. Spero che comunque possano riuscire a giocare e a divertirsi, che è la cosa più importante. Poi credo che il calcio, al di là del diventare giocatori o no, come dicevo prima, sia una scuola di vita per loro. Io posso portare l'esempio di mio figlio che gioca ad Arezzo e fa il 4° liceo e sono qua apposta anche per, come dicevo prima, per far capire quanto sia importante lo sport nella vita. Si sveglia la mattina alle 6, va a scuola, torna il giorno alle 2, prende il treno, mangia un panino sul treno, va a fare l'allenamento, torna la sera alle 7, arriva a casa, mangia la sua cena che fa la mamma, va a letto di nuovo prima di studiare. Oggi mi è arrivata la pagella a casa, la pagella è stato promosso, fa il liceo con la media quasi dell'8, credo che questo sia una grande soddisfazione per un genitore e è questo il messaggio che dobbiamo dare ai ragazzi, non quello che se vincono o perdono gli allenatori si arrabbiano a destra e a sinistra. Gli istruttori sono lì per insegnare a giocare, ma non è importante vincere a questa età, è importante dare a loro una formazione umana, una formazione importante che nella loro vita possano capire quali sono importanti i veri valori della vita, qual è l'importante per poter un giorno avere un futuro roseo per loro, al di là del calcio. Ma non lo so, lo vogliono, uno fa il centrocampista, uno fa il difensore, quindi credo che spero per loro che possano riuscire a diventare dei grandi giocatori, perché il mondo del calcio è un mondo bellissimo, però l'importante è che si divertano e che il calcio possa servire a loro per farli diventare uomini. Ultima domanda, l'anno prossimo come le piacerebbe come regalo per il 50° compleanno? Poter diventare un allenatore di una squadra importante, spero magari no, una squadra in Serbia, una squadra come Stella Rossa, Partizan. Grazie. Prego. Grazie Fabrizio. Prego.